nel quale si trova oggi, in questo momento, la divulgazione storiografica a proposito del Risorgimento, e non solo della verità, ma parliamo del Risorgimento. Infatti siamo in un momento di passaggio tra una storiografia accreditata e di solito accademica o derivata da quella accademica, che imperturbabilmente continua a ripetere una narrazione degli eventi stereotipata, con una forte impronta ideologica, come abbiamo sentito, non fosse altro, in termini molto più semplicistici, per la esposizione, per la convinzione di questa storiografia, che i buoni stavano tutti da una parte e i cattivi stavano tutti dall'altra, siccome è assolutamente improbabile, anche proprio statisticamente improbabile, questa netta divisione. Già questo ci fa capire che si tratta in realtà di una formulazione stereotipata e ideologica. Siamo quindi a metà tra questa storiografia e invece una storiografia che impropriamente viene definita revisionista, eppure questo è un marchio ideologico, infatti sono i detrattori che la definiscono revisionista, che invece, con una mole impressionante di documenti storici trovati negli archivi e nelle biblioteche nazionali, locali e così via, smentisce quella narrazione e riscrive la storia dell'Unità d'Italia da capo praticamente. Sicché da una parte si raccontano fatti che costituiscono una rappresentazione retorica fissata a suo tempo e non più oggetto di riflessione, e in questi termini ci è stato riproposto il Risorgimento in questo 150° celebrativo di cui ha parlato il professore De Martè. E dall'altra parte invece emergono tanti misfatti, un gran numero di misfatti, dei quali i più non avevano mai sentito parlare e che aprono invece squarci sempre più ampi, sempre più profondi in questa oleografia risorgimentale. È un discorso che vale soprattutto per chi ha un'età come purtroppo l'ho io, che ha consentito di frequentare la scuola quando si studiava approfonditamente la storia anno per anno, con un passettino alla volta, e il primo pensiero che ci viene in mente quando parliamo di Risorgimento è appunto un'epopea eroica piena di martiri, piena di fulgidi esempi di sacrificio per l'ideale, di petti offerti al fuoco nemico e così via. Basti pensare al grande successo che ha avuto il richiamato, appunto, intervento di Benigni al Festival di Sanremo. Ha avuto un'audience incredibile, altissima, ha avuto per giorni e giorni commenti entusiastici, tutto questo per 40 minuti di immaginette che sembravano veramente uscite da un sussidiario degli anni 60, e qualcuno di noi se lo può ricordare. Peraltro, detto per inciso, 40 minuti pagati a carissimo prezzo, perché ci sono costati la bellezza di 12.500 euro a minuto, quindi direi che è stato molto ben pagato questo sussidiario di scuola elementare. In questi anni si è allargata però invece una platea di interessati, di persone animate da un interesse anche nuovo, tutto sommato, per la scoperta appunto di tutti questi misfatti, grazie a un fiorire di pubblicazioni, soprattutto grazie a piccole case editrici come quella che ha pubblicato questo saggio di cui parliamo stasera, e una pubblicistica che ha caratteristiche di scientificità molte volte assolutamente inoppugnabili. Perché? Perché fanno riferimento ai documenti, se non addirittura sono documenti, cioè sono la riedizione e la ripubblicazione di documenti. Tutta questa è una connotazione, questa pubblicistica ha una connotazione erroneamente ritenuta identitaria, cioè riferita in qualche modo a una sorta di revanchismo, oppure
anche di stampo politico tutto sommato. In realtà questo equivoco è fondato sul fatto che questa pubblicistica si fonda su ricerche non tanto locali quanto localizzate, cioè di ambiti abbastanza ristretti. Perché? Perché più delle volte queste ricerche sono fatte da volontari e sono fatte soprattutto a spese proprie, quindi sono in realtà i documenti ai quali queste persone, questi nuovi storici possono accedere. Il successo di questa pubblicistica è testimoniato tra l'altro anche da molti degli autori ai quali ha fatto riferimento il professor Turco, alcuni dei quali devo dire un po' hanno cavalcato la tigre, cioè hanno capito che il filone tira e allora si sono un po' buttati in questa corrente cosiddetta meridionalista, che meridionalista non è. È testimoniato anche dai detrattori che invece danno un grandissimo risalto mediatico appunto alle detrazioni che fanno di questa pubblicistica, ma in realtà si deve dire con una documentazione assolutamente inferiore, con una documentazione storica assolutamente minore. Allora è interessante forse fare il confronto tra i fatti e i misfatti per vedere alla fine da che parte pende la bilancia, e tenendo conto che la bilancia della quale parliamo non è solo quella dei fatti storici ma anche della verità in sé. Allora, io ho fissato alcuni argomenti generali, alcuni temi generali, e vediamo poi che cosa ne dice l'uno e che cosa ne dice l'altro. Allora, per esempio, partiamo da quello generale, il Risorgimento. Allora, la vulgata storica alla quale tutti abbiamo avuto accesso dai libri di scuola ci dice che fu un moto avviato da pochi, ma sostenuto e condotto alla vittoria da una vasta, totale partecipazione popolare, che liberò l'Italia dallo straniero e si concluse con l'unità appunto della nazione, compiendo il volere del popolo, che era stato anche espresso nei plebisciti, cioè che già si sapeva prima ma era stato anche ratificato dai plebisciti. Questa nuova storiografia, facendo riferimento ai documenti, che cosa ci dice? Ci dice che sicuramente fu voluto da pochi il Risorgimento, che questi pochi fossero per lo più stranieri e massoni è già meno noto. Dice Gioberti, riferendosi a Cavour, ma la definizione si può estendere a molti, pensavano all'inglese e parlavano francese, quindi è abbastanza chiara l'identificazione. Questo fatto che fossero stranieri e massoni i promotori, gli artefici principali del Risorgimento, non è più in discussione oramai, non è più discutibile, soprattutto per la mole appunto di documenti, ma anche perché la stessa massoneria, in occasione del bicentenario della nascita di Garibaldi nel 2007, in un convegno nazionale lo ha dichiarato a chiare lettere in maniera ufficiale. È una fonte ANSA quella che vi riferisco, nella quale si dice che parla il professor Aldo Mola, docente di storia contemporanea all'Università di Milano, storico della massoneria e del Risorgimento. Ci dice che il ruolo della massoneria inglese fu determinante, con un finanziamento di 3 milioni di franchi, però in piastre turche, consegnate in piastre turche, che era la moneta circolante del Mediterraneo, e il monitoraggio costante dell'impresa. Il finanziamento, ci dice il professor Mola, proveniva da un fondo di presbiteriani scozzesi e fu erogato con l'impegno a Garibaldi, con l'impegno di non fermarsi a Napoli ma di arrivare a Roma ed eliminare lo Stato Pontificio. Era questo l'obiettivo. Tutta la spedizione garibaldina fu monitorata dalla massoneria britannica, che aveva l'obiettivo storico di eliminare il potere temporale dei papi e anche gli stati, da parte degli Stati Uniti, che non avevano rapporti diplomatici con il Vaticano a quell'epoca, e diedero il loro sostegno. Tra l'altro Garibaldi non solo è stato messo in dubbio per molto tempo che fosse massone, ma poi è stato anche questo ufficialmente riconosciuto,
era gran maestro di varie logge, fra cui quella appunto americana di Filadelfia. I fondi della massoneria inglese servirono a Garibaldi per acquistare a Genova i fucili di precisione senza i quali non avrebbe potuto affrontare l'esercito borbonico, che non era l'esercito di Pulcinella ma un'armata ben organizzata. E dirò di più, non servirono solo a comprare i fucili, perché fecero ben altro sull'esercito borbonico. Questo per dire chi organizzò effettivamente il risorgimento. Quanto poi alla partecipazione popolare, il discorso anche qui è bello corposo, e vale per tutta la penisola, non vale esclusivamente per il regno delle due Sicilie dove ci fu il brigantaggio eccetera, e poi diremo una parola anche su quello, ma in tutta la penisola la partecipazione popolare non fu né vasta né totale, semplicemente non ci fu proprio. E quando il popolo prese parte a eventi risorgimentali, in genere lo fece per difendere i legittimi sovrani e per contrastare appunto i rivoluzionari e gli invasori piemontesi. Come lo sappiamo? Perché fra le tante testimonianze dell'epoca è emerso, grazie appunto a una piccola casa editrice del centro Italia, un documento importantissimo, la cronaca di quegli eventi, scritta da uno dei protagonisti occulti del Risorgimento, Filippo Curletti, che fece di mestiere l'agente segreto di Cavour, proprio personalmente in contatto con Cavour, tra il 1859 e il 1861, operando in Romagna, in Toscana, nelle Marche, a Roma e nel Regno delle Due Sicilie, praticamente dappertutto. Alla morte di Cavour, perso il suo protettore, Curletti, temendo per la vita e per la libertà soprattutto, fuggì a Bruxelles, smise di fare l'agente segreto, fuggì a Bruxelles, scrisse questa cronaca e la pubblicò. La pubblicò sempre a Bruxelles. Il testo era stato a suo tempo pubblicato ma poi scomparso, se ne è rinvenuta una copia nella Biblioteca Nazionale, nell'archivio di Stato di Modena, proveniente a sua volta da un fondo donato che faceva parte di un archivio privato dell'ex segretario del Duca di Modena. Quindi i giri. Allora, che cosa ci dice Curletti della partecipazione popolare? Ci dice che lui parla per esempio della Toscana, dice: frattanto la propaganda segreta dei piemontesi nelle Romagne e nella Toscana cominciava a produrre i suoi frutti. Tutto era pronto per una rivoluzione. Il piano del movimento fu stabilito in un colloquio che ebbi con l'ambasciatore, cui assistevano anche Ricasoli, Ridolfi e Bianchi. I miei uomini dovevano disperdersi per gruppi nei quartieri esterni della città alle ore 10, cominciare a produrre assembramenti con le grida di «Viva l'indipendenza, basso e Lorena!» e dirigersi con un movimento di concentrazione verso Palazzo Pitti. Tosto che il popolo fosse così diretto, noi dovevamo correre alle casse pubbliche e impadronircene, e questa pure è una caratteristica che si è ritrovata in tutti i lati d'Italia. Ricasoli si doveva incaricare di far occupare dai suoi uomini i ministeri, le poste e il palazzo granducale. A Modena, per esempio, nel Ducato di Modena, poiché il Ducato era già stato occupato, ma si sentiva che c'era una maggiore possibilità di sfilacciamento delle fila e quindi di perdere il Ducato di Modena, che cosa successe? Che il Piemonte, dice Curletti, temeva, lasciando questo paese a sé medesimo, di vederselo sfuggire dalle mani con una controrivoluzione. Bisognava che Farini, cioè il luogotenente di Cavour a Modena, restasse
e perciò era dopo trovare un pretesto che ingannasse il governo francese, perché i francesi, per fare le buone relazioni internazionali, avevano detto: sì, vabbè, ma voi avete occupato, ma è veramente la volontà popolare questa, e perché non li lasciate decidere da soli? E allora bisognava dare un segnale, però appunto era pericoloso farglielo fare ai modenesi da soli, perché non si sapeva come sarebbe andato a finire. Allora, il giorno finale della partenza di Farini, io appartai da una parte i miei uomini sul piazzale del palazzo. Avevo fatto venire, per ingrandirne il numero, tutti i carabinieri e gli agenti di polizia, che carabinieri intendiamo, in questo caso si intende truppe scelte, i carabinieri erano truppe scelte piemontesi che erano tiratori scelti, i carabinieri usavano la carabina, perciò si chiamavano così. Avevo fatto venire, per ingrandirne il numero, tutti i carabinieri e gli agenti di polizia che si trovavano a Reggio, a Capo, a Mirandola e a Pavullo. Al momento che il governatore apparve per montare in carrozza e quindi lasciare Modena, si misero essi a gridare, in conformità alla consegna che avevano ricevuto: viva Farini, egli non partirà, egli è il nostro padre. Seguirono la carrozza, così via, insomma, si gettarono sulla carrozza, ne distaccarono i cavalli, la ricondussero in città alle grida di viva il dittatore. Arrivando al palazzo, ove attendevano i membri principali del governo commissariale, si stese senza perdita di tempo, in presenza di Farini, un processo verbale che lo nominava cittadino di Modena e dittatore. E così, non c'era più bisogno che partisse. Giusto per avere, a proposito di partecipazione popolare, di come si svolsero i plebisciti e quindi come fu espressa la volontà del popolo, le elezioni che si fecero a Modena, ma valgono esattamente le stesse cose per tutto il resto della penisola, le elezioni che si fecero qualche giorno dopo, dice Brulletti, assomigliarono moltissimo alla scena che ho testé raccontata. Noi ci eravamo fatti dimettere i registri parrocchiali per stendere le liste degli elettori e quindi preparammo tutti i biglietti. Per le elezioni dei parlamentari locali, come più tardi per il voto di annessione, un piccolo numero di elettori si presentò a prendervi parte, ma al momento della chiusura delle urne noi vi gettammo dentro i biglietti, naturalmente in senso piemontese, di quelli che si erano astenuti. Non tutti, peraltro, si intende. Noi ne lasciavamo da parte qualche centinaio o qualche migliaio, secondo la popolazione del collegio. Bisognava bene salvare le apparenze, dice Brulletti. Più avanti dice: si comprendono senza fatica la facilità con la quale simili manovre potevano riuscire in paesi ancora nuovi al suffragio elettorale, al suffragio universale, e dove, per sopraggiunta, l'indifferenza e l'astensione servivano amabilmente alla frode, facendo sparire ogni controllo. Prima dell'apertura del voto, i carabinieri e gli agenti di polizia travestiti ingombravano le sale dello scrutinio e l'ingresso delle medesime. Era sempre fra di loro che sceglievamo il presidente dell'Uffizio e gli scrutatori. Noi non eravamo quindi molestati da questo lato, da questo punto di vista. In certi collegi, questa introduzione di massa nell'urna dei biglietti degli agenti, che noi chiamavamo completare il voto, si fece con tale sicurezza e con sì poca attenzione che lo spoglio dello scrutinio diede più votanti che elettori iscritti. Vi si rimediò facilmente con una rettifica del processo verbale. Per i biglietti negativi o ostili al Piemonte, necessari al fine di dare al voto un'apparenza di sincerità, ne lasciavamo il pensiero agli stessi elettori. Quindi questo ci dice come la partecipazione popolare fosse intensa e significativa. Per inciso, dico anche, proprio a indicazione di quello che
che ho affermato prima, cioè che se il popolo in qualche modo partecipava a favore dei propri regnanti, proprio nel Ducato di Modena avvenne uno degli episodi più commoventi del Risorgimento, praticamente sconosciuto, se non forse a Modena, ma fuori di Modena è totalmente sconosciuto. L'esercito modenese, piccolissimo, il ducato era piccolo, l'esercito era piccolo, sopraffatto ovviamente dalle forze piemontesi che erano arrivate, rifiutò di sciogliersi e, piuttosto che confluire nell'esercito italiano, in massa si aggregò all'esercito austriaco, rimanendone separato, ma entrò nell'esercito austriaco con la denominazione di Brigata Modenese Autonoma o Brigata Estense, l'intero esercito, tutti, dagli ufficiali ai soldati. E questo appunto ci dice lunga di quanto ci fosse di partecipazione popolare. Per quanto riguarda Napoli, il Regno delle Due Sicilie, le testimonianze sono tantissime: Giacinto Desivo, che è il massimo storico dell'epoca, Pietro Callaulloa, che è stato ricordato anche dal professore Turco, l'ammiraglio inglese Mondi e così via, i gesuiti della civiltà cattolica. I risultati del plebiscito delle Due Sicilie furono 1.300.000 e rotti sì contro 10.000 no. Se non che votarono meno di 2 meridionali su 10, gli annessionisti vinsero per il 99,9% dei voti, ma tra questi annessionisti, a riprova del fatto che erano tutti napoletani, votarono il dittatore, cioè Garibaldi, il Prodi dittatore, i garibaldini di ogni nazione e lingua, ed erano 50.000 a Napoli in quel momento. Stranieri quanti ne vollero venire, giovincelli imberbi, le donne, la San Giovannara. Chi è questa San Giovannara? Perché viene citata in maniera particolare? Perché la San Giovannara era in realtà era una tavernaia, ma era una camorrista, era un'affiliata alla camorra. E che cosa ha di speciale? Ha di speciale il fatto che la San Giovannara faceva parte del comitato di accoglienza di Garibaldi a Napoli. Il comitato di accoglienza che seguiva il corteo, che faceva parte del corteo che seguiva la carrozza di Garibaldi il 7 settembre, era costituito da i camorristi Iossa, Capuano, Mele, il famoso Tore e Crescenzo, Tore De Crescenzo sarebbe Salvatore De Crescenzo, nonché la tavernaia Marianna De Crescenzo, che non era parente però, detta la San Giovannara. Perché stavano tutti quanti lì? Perché il comitato di accoglienza fu stabilito da Liborio Romano, ex ministro di polizia, cioè ministro degli interni borbonico, che 3 giorni prima aveva accompagnato Francesco II, ultimo re delle Due Sicilie, alla carrozza per lasciare Napoli, avendolo ampiamente consigliato di lasciare Napoli, e aveva fatto il patto con i capi bastone della camorra di Napoli per sciogliere la guardia civile esistente, che era diciamo la polizia dell'epoca, sciogliere la guardia civile che esisteva a quel momento, rifondare una nuova guardia civile affidata totalmente ai capi bastone della camorra. Questo per mantenere l'ordine pubblico in città e per consentire i vari traffici che dovevano essere fatti dentro e fuori Napoli, e che venivano segnalati alle guardie armate, alle guardie alle porte della città e così via, venivano segnalati con la frase «è roba d'uzzi pep», intendendo Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Quindi viene segnalata appunto la presenza della San Giovannara al voto, proprio perché è un personaggio notevole. Quindi votarono i 50.000 garibaldini che erano a Napoli. Il voto lo
sapete, questa è una delle notizie che si sa, era un voto palese, c'erano due urne, una con il sì scritto sopra e una con il no scritto dall'altro lato. Quindi bisognava passare fra due fila di rumorosa plebaglia in qualche modo e andare a depositare la propria scheda nell'urna del sì, nell'urna del no, facendo sapere a tutti praticamente e quindi incorrendo in rappresaglie di ogni genere. Decine di paesi in quel momento, il 21 ottobre, in quel momento c'era la sollevazione di decine di paesi e molti di questi erano ancora nelle mani dei borbonici e quindi non si votò, il plebiscito non fu fatto in questi luoghi. Migliaia di cittadini erano in prigione perché a Napoli, Napoli città parliamo, all'arrivo il 6 settembre, cioè il giorno prima dell'arrivo di Garibaldi, nelle galere napoletane erano incarcerati meno di 3.000 persone e alla fine di settembre, il 30 settembre, se ne trovavano oltre 18.000. Quindi stiamo parlando di una bella liberazione. A Caserta, per esempio, nella guarnigione di Caserta, i 51 ufficiali non erano neanche tutti presenti perché alcuni erano fuori per servizio e avrebbero dovuto votare solo loro, perché sapete che si votava per censo, quindi solo gli ufficiali avrebbero votato, e invece nell'urna del sì naturalmente si trovarono 167 voti, una piccola svista. La proclamazione del vincitore del risultato, cioè del risultato plebiscitario, fu fatta dalla Corte Suprema di Giustizia, che il giorno dopo l'arrivo di Garibaldi, il giorno dopo, si era presentata per giurare fedeltà a Garibaldi. Quindi questi furono quelli che diedero ufficialità al voto. In tutta Italia, ai plebisciti fu convocato meno del 2% della popolazione. Fossero pure andati tutti quanti a votare, avessero pure tutti quanti votato per il sì, il 2% aveva appunto il diritto di orientare in base alla propria volontà i destini del 98% degli italiani, che invece si astenevano oppure si rivoltavano. Quindi. Ultima annotazione, il Risorgimento ha liberato l'Italia dallo straniero. Lo straniero però in quel momento, nel 1860, governava soltanto nel Lombardo-Veneto, e anche lì bisognerebbe parlare, il discorso sarebbe lungo, perché il Lombardo-Veneto era diventato regno Lombardo-Veneto, quindi era assurto ad una dignità maggiore ed inserito nell'ambito di un impero che aveva, esatto, una realtà sovranazionale che aveva al proprio interno più regni. Quindi parlare di straniero che opprimeva e governava, insomma, è un discorso lungo e complesso. Comunque, ammesso pure che parliamo di stranieri, gli stranieri stavano soltanto nel Lombardo-Veneto. Il resto della penisola era in mano a legittimi sovrani che erano stati restaurati dopo la bufera napoleonica. I Borbone, in particolare, tanto per venire a casa nostra, erano sul trono da 124 anni, al 1860, e il regno esisteva, sia pure con diverse denominazioni e con diverse dinastie, ma esisteva con i medesimi confini da 7 secoli. Quindi il regno delle due Sicilie esisteva da 7 secoli, se non è quella una patria, quale altra? Quindi la piccola Italia che abbiamo celebrato, di cui abbiamo celebrato il 150° anniversario soltanto adesso, insomma, avrebbe molto da studiare. Mancavano all'appello di questa unità italiana il Veneto, tanto per cominciare, che fu liberato.
liberato solo il Lombardo, ma il Veneto rimase nelle mani austriache e bisognerà aspettare il 66. Rimaneva fuori il Lazio, con Roma soprattutto, ma, ben notare, la proclamazione del Regno d'Italia includeva Roma capitale. Non solo includeva Roma, ma la designava capitale di una città che non faceva parte neanche del territorio nazionale. Se non è ideologia questa, quale se no? E per non parlare poi di Trieste e di Trento, che arriveranno solamente al Novecento iniziato e così via, e mancava la Repubblica di San Marino. E manca ancora la Repubblica di San Marino. E uno legittimamente si fa la domanda che si è fatto Romano nel suo saggio di questo libro che abbiamo presentato. Si è chiesto, cioè, ma perché San Marino non fu aggredita, non fu conquistata e annessa come era successo per tutto il resto? Non si sa. Non ci sono documenti, non si sono trovati almeno per ora documenti, eccetera. L'unica risposta, allora, quindi alla domanda non c'è risposta, però Romano rileva che ci furono numerosi viaggi alla volta di San Marino, compiuti nei periodi precedenti e nei periodi successivi alla proclamazione del Regno d'Italia, fatti da Garibaldi, da parenti, figli di Garibaldi, che notoriamente si misero in affari dopo l'Unità d'Italia, e da sodali, amici del risorgimentalisti ovviamente, dell'eroe dei due mondi. Quindi Romano dice: la risposta non ce l'abbiamo, però certo tutti questi viaggi fanno pensare che forse un motivo ci dovesse essere in qualche modo, e probabilmente il motivo era un motivo di carattere bancario, tanto per chiarire. Altro tema generale, giusto per avere un po' l'idea di appunto quelle famose piastre turche, che fine avevano fatto e a che cosa erano servite. Allora, l'impresa dei mille. La Vulgata storica ci dice che fu compiuta da 1000 eroici volontari disinteressati che rubarono due vapori per un'impresa folle, per fare questa impresa disperata, che invece riuscì miracolosamente grazie al coraggio loro, dei mille, e del loro condottiero, il generale Garibaldi. La nuova storiografia che cosa ci dice a questo proposito? Tanto per cominciare, che i mille eroici volontari non erano mille, non lo erano di fatto, perché in realtà erano 1089, ma questa sarebbe una piccola cosa. Il problema maggiore è che erano mille o 1089, ma erano gli ultimi mille di 20.000 che erano partiti nei mesi precedenti, nell'ultimo trimestre prima della partenza di maggio. Partiti in più viaggi, sempre in vapore, alla volta della Sicilia, e lì si erano radunati, assembrati, probabilmente erano già state portate molte armi e così via. La maggior parte di questi 20.000 erano soldati piemontesi, quindi non poveri giovani con l'unico slancio dell'amor patrio, ma in realtà soldati addestrati che erano stati opportunamente congedati prima della partenza, oppure erano stati dichiarati disertori. Fatto sta che però dopo il 1861 non si trova nessun processo per diserzione contro questi soldati, e anzi chi volle fu tranquillamente reintegrato, e per di più con i gradi maggiorati all'interno dell'esercito italiano. Quindi insomma, un dubbio su questi disertori e questi congedati, qualche cosa ce lo fa venire. I due vapori rubati, allora, i due vapori, il Piemonte e il
bando, non furono rubati, ma furono acquistati dalla ditta Rubattino con atto notarile, perché siccome comunque non si poteva sapere come andavano a finire le cose e c'era sempre l'incognita che venisse fuori tutto quello che c'era sotto e quindi si potesse fare una brutta fine anche a livello internazionale con figuracce e successive processi e detenzioni e così via, i partecipanti a questa iniziativa ebbero timore di consegnare il denaro e lasciare scritto che erano stati loro, cioè, allora che cosa fecero? Ci fu una catena di di scarica barile, a partire dal grado più basso a salire verso Cavour, e alla fine che cosa fu fatto? Fu deciso che per fare questo acquisto l'unica cosa che metteva al riparo tutti era l'avallo di Vittorio Emanuele II in persona, il quale avallò, naturalmente non lui personalmente, ma attraverso un suo rappresentante. Allora, la sera del 4 maggio fu firmata a Torino, a Palazzo Carignano, non in un angolino buio, ma a Palazzo Carignano, fu firmato questo atto notarile stilato dal notaio di corte, Gioacchino Vincenzo Baldioli, il documento è visibile, c'è la firma, tra atto quindi di vendita tra Rubattino, Giacomo Medici in rappresentanza di Garibaldi come acquirente, Riccardi Genero in rappresentante di Farini che era il ministro degli interni piemontese e da Senfro che era quello che materialmente dava i soldi e Senfrond che era in rappresentanza come garante del pagamento di re Vittorio Emanuele II. Qualcuno aggiunge anche che rappresentava anche Camillo Benso, ma insomma la cosa non è certa. Anche questa documentazione, non solo sono stati trovati i documenti, è stata testimoniata da più fonti, tra cui questo famoso Curletti che era presente all'atto della firma. Garibaldi partì per alla volta di Marsala, si fermò tre giorni dopo a Talamone dove caricò tutte le truppe piemontesi comandate dal maggiore Giorgini, quindi stiamo parlando di dati certi. Poi caricò 4 cannoni, centinaia di fucili, 100.000 proiettili. E il carbone necessario per arrivare a destinazione. Quanto poi, dicevamo, al coraggio che rese possibile questa impresa disperata, il coraggio e le doti militari di Garibaldi e dei Mille. Allora, lo sbarco a Marsala. Lo sbarco a Marsala avvenne soltanto perché c'erano di mezzo gli inglesi. Non ci fossero stati, probabilmente lo sbarco a Marsala non sarebbe mai avvenuto. Allora, gli inglesi interferirono in vario modo, ben due fregate inglesi, l'Intrepid e la Argus, incrociavano al largo di Marsala e si frapposero proprio con le navi tra i vapori garibaldini e alcune piccole navi borboniche che incrociavano di corvetta lì intorno, ma in realtà non avevano nessuna intenzione di sparare, perché le famose piastre turche a questo erano servite a trovare gli amici in tutto l'esercito borbonico, che non era l'esercito di Franceschillo soprattutto, e nella marina e in vari altri posti. Alla fine il Lombardo, l'unico vapore che arrivò, il Lombardo entrò nel porto di Marsala, ma per una manovra sbagliata si incagliò. Nessuno si oppose in alcun modo allo sbarco
degli ospiti del Lombardo, anche perché una nave inglese era attraccata il giorno prima all'interno del porto e aveva dato la libera uscita ai marinai. Allora, per convenzione internazionale era stabilito che due nazioni non potessero belligerare fra loro se c'era di mezzo un terzo che non c'entrava, e quindi gli inglesi dissero: se non tornano prima a bordo tutti i nostri marinai, qui non spara nessuno. E infatti la reazione borbonica si ebbe finalmente 2 ore dopo lo sbarco dei garibaldini, affondando con una cannonata il Lombardo, che aveva già lo scafo inclinato e stava lentamente affondando da solo già. Il ruolo dei traditori e dei venduti in realtà fu molto forte, fu predominante in tutta l'impresa, la famosa impresa dei Mille. Esemplare, per esempio, l'evento della battaglia di Calatafimi il 14 maggio. Da premettere che il 13 maggio Garibaldi si era autodichiarato dittatore della Sicilia. Quindi non eravamo più davanti a uno sbarco che poteva essere interpretato come pirati, delinquenti, ma c'era uno che si era proclamato dittatore della Sicilia, quindi si parlava di un intervento rivoluzionario e politico che voleva sovvertire l'ordine. Allora, cominciamo col dire che il governatore borbonico Castelcicala, pur avendo a propria disposizione la bellezza di 3.000 uomini comandate dal generale Landi, inviò a Calatafimi, verso Calatafimi, soltanto un battaglione, e per di più a questo battaglione era stato dato l'ordine di non attaccare il nemico e, qualora il nemico l'avesse attaccato, di non rispondere ma di ritirarsi. Quindi già questo ci fa capire Castelcicala da che parte pendeva. Questo battaglione era guidato dal maggiore Sforza, il comandante dell'ottavo cacciatore. Il maggiore Sforza con 4 compagnie si scontrò il giorno 15 con i garibaldini, che però furono sgominati in poco tempo, si rifugiarono sulle colline e i borbonici gli corsero dietro. A quel punto che cosa doveva succedere? Doveva succedere che arrivavano le truppe di rinforzo, si faceva giustizia di questi 4 facinorosi e lo sbarco, la presa della Sicilia finiva lì e il risorgimento forse non ci sarebbe stato. Invece, che cosa successe? Che il comandante generale Landi, di cui abbiamo già parlato, anziché inviare i rinforzi come era logico, ordinò la ritirata. Non solo la ritirata di quella truppa che era andata, che si era scontrata, che aveva avuto proprio lo scontro fisico con i garibaldini, ma di tutta la pertinenza militare della zona. Tutto questo senza neanche avvisare il maggiore Sforza, che invece aspettava, poverino, che arrivassero questi rinforzi. E quando finirono le munizioni, perché dovevano arrivare anche quelle, quando finirono le munizioni, i soldati borbonici combattevano addirittura con le pietre, lanciando le armi, qualunque cosa avessero a disposizione. Alla fine però dovettero necessariamente ripiegare e ritornare, ricongiungersi al grosso dell'esercito che, incredibilmente, per ordine di Landi, stava andando nella direzione opposta, cioè il nemico era a Calatafimi e loro andavano verso Palermo. Si scoprirà più tardi, non molto più tardi, che Landi aveva ricevuto una fede di credito, cioè praticamente una cambiale, un assegno, insomma, di 14.000 ducati come prezzo del tradimento. Rientrato a Napoli, dopo l'arrivo di Garibaldi, Landi si presentò al Banco di Sicilia per ricevere questi 14.000
per incassare la cambiale, ricevere i 14.000 ducati, ma scoprì che erano soltanto 14 ducati e la cosa evidentemente gli provocò uno sbalzo di pressione e ebbe un ictus e di lì a poco tempo arrivò alla tomba. Non sappiamo se fu più lo scorno dei 14 euro, dei 14 ducati o la vergogna per quello che aveva fatto, perché insomma perdere l'onore e la patria per 14 ducati è veramente infima come cosa, oppure se era proprio il pensiero di non avere i 14.000 ducati che lo aveva fatto agitare. La stessa cosa avvenne anche a Palermo, perché appunto siamo arrivati a Palermo con tutta la truppa e le truppe borboniche, appunto 21.000 uomini perfettamente equipaggiati, vennero costretti alla ritirata praticamente senza quasi sparare un colpo dal comandante in capo della zona, che si chiamava Lanza, quasi uguale. Lanza diede l'ordine di ritiro. Ci ritiriamo, ci imbarchiamo anche e ce ne andiamo proprio a Napoli, non se ne parla più. Dato quest'ordine, passa a cavallo fra le truppe e molti ufficiali rompono le spade, spezzano le sciabole in segno proprio di disprezzo per questo comportamento, e persino un soldato, cioè proprio il fantaccino, uno dell'ottavo reggimento linea, cioè erano gli appiedati, i fantaccini praticamente, lo fermò il cavallo di Lanza dicendo eccellente, ovvero quando sì, e ce l'avevi mai a così. Cioè da onorato soldato dice, ma lo vedi quanti siamo noi, 21.000 soldati contro questi ribelli, è possibile che ce ne dobbiamo andare disonorandoci completamente perché non spariamo neanche un colpo? La risposta fu va via ubriaco e finì lì. Quindi diciamo che di episodi che ci spiegano quale fu il coraggio e le doti militari dei Mille e di Garibaldi stesso ce ne sono parecchi. Da Reggio Calabria a Napoli in pratica non si sparò più un colpo, perché fu tutta una passeggiata. Garibaldi arrivò a Napoli in treno, non a cavallo come uno si può immaginare, ma arrivò in treno perché tanto non c'era nessun problema, tranquillamente. Tra le altre cose, a Torino sapevano bene con chi avevano a che fare, tant'è vero che Cavour scriveva a Vittorio Emanuele, parlando di Garibaldi, il suo talento militare è scarso, come dimostra l'affare di Capua. L'affare di Capua era l'unica grande battaglia che si era tenuta sul Volturno e durante la quale i garibaldini, che a quel punto non erano più garibaldini, a parte che erano diverse decine di migliaia, erano stati rinforzati abbondantemente dai piemontesi e così via, praticamente furono messi a mal partito e quasi perdevano. Addirittura lo stesso Garibaldi per poco scampò da un'incursione e quindi noi abbiamo un socio, oltretutto un autore di altri libri pubblicati dall'editore Aligiglio, che è un ex ammiraglio della Marina, il cui bisnonno era presente alla battaglia del Volturno e gli raccontava da piccolino, gli raccontava che aveva visto le spalle di Garibaldi. Era un'annotazione insomma di carattere familiare, che però dice bene come appunto Garibaldi se l'era data a gambe praticamente, aveva visto le spalle di Garibaldi. Quanto poi al disinteresse dei Mille, la cosa è piuttosto controversa, volontari e liberatori forse, però certamente mantenuti a spese dei liberati,
Tant'è vero che il numerario del Banco di Napoli, e parliamo del Banco di Napoli, che era metà del Banco Nazionale, perché poi c'era il Banco di Sicilia, che era già stato completamente devastato. Ma il Banco di Napoli, il numerario, cioè praticamente i conti, il registro del Banco di Napoli, il 27 agosto 1860 riportava che c'erano in cassa fisici proprio depositati, in danaro depositato, 19.300.000 erotti ducati, 19 milioni. Al 28 gennaio, cioè dopo 4 mesi di dittatura garibaldina, i ducati erano diventati 7.900, meno della metà. Il 2 aprile non ce n'erano più di 6.900.000. E tutto questo non ce lo siamo inventato, ma sta scritto negli atti parlamentari del Parlamento di Torino, perché ci furono diverse interpellanze parlamentari su dove andavano a finire questi soldi, praticamente, e fatte da vari deputati, Astengo, Boggi e così via, insomma, quindi ce n'è. Di Garibaldi la Vulgata dice che aveva accettato come unico pagamento 10 lire, il soldo del soldato praticamente, 10 lire, e che se ne, dopo l'impresa se ne andò a Caprera, molti dicono pure in esilio a Caprera, con qualche pezzo di merluzzo salato, cioè di baccalà praticamente, di stoccafisso, e un sacchetto di legumi. E questo era, diciamo, il ringraziamento che la nazione faceva al suo fondatore, praticamente. Solo che si tralascia di dire che intanto le sue spese erano fatte con la dicitura senza darne conto, cioè Garibaldi lungo tutto il percorso da Marsala a Napoli aveva firmato una serie di documenti contabili nei quali si diceva che lui prelevava X, prelevava Y senza darne conto, cioè non doveva neanche giustificare a che cosa gli servivano, magari gli servivano per cose giuste dal suo punto di vista, ma non doveva neanche giustificarle. Caprera, l'isola dell'esilio, era stata per metà acquistata direttamente da lui e per il resto gli fu donata da una sottoscrizione di amici. Inoltre Garibaldi sempre godeva della pensione dei 1000, dello stipendio di generale d'arma, ma per di più devo dire che il generale, lui lo ricordiamo con il titolo di generale, ma in realtà la nomina rimase nel cassetto di Cavour, perché a Cavour Garibaldi non piaceva, e allora la nomina a generale dell'esercito sabaudo, dell'esercito piemontese, non gliela voleva dare, e la nomina rimase per molto tempo nel cassetto di Cavour, poi pare che gli sia stata data, poi pare, insomma, comunque ci sono dei dubbi perfino sul fatto che fosse generale. E lo stipendio di generale d'armata era anche questo un bel po'. Poi c'era il dono nazionale, che era un'altra pensione di 100.000 lire l'anno, parliamo di lire oro a quell'epoca, e in tutto praticamente è stato calcolato che godeva di un totale di 277 lire al giorno, che a quell'epoca erano uno sproposito e lo sarebbero anche adesso, perché sono pari a circa 1.100 euro al giorno. Quindi il povero Garibaldi con il sacchetto di fagioli però non se la passava male. Più o meno in questi termini si può parlare di praticamente tutti quelli che troviamo sulle insegne delle strade d'Italia in generale. Bertani prendeva mazzette per svendere le ferrovie meridionali a due faccendieri livornesi. Crispi faceva lo stesso, Farini, che era il luogotenente a Modena, che rubò perfino l'argenteria e il guardaroba del duca di Modena, quindi siamo proprio alla grassazione, insomma, a mettere le mani nei cassetti praticamente. Dal Palazzo Reale di Napoli furono staccati 780 gigli in argento dorato
e furono fusi e non si sa che fine ha fatto questa gente. Quindi, voglio dire, insomma, in pratica. Ah, e poi la chicca finale è che l'inquietante goccia che fa traboccare tutto il vaso è la morte di Ippolito Nievo. Ippolito Nievo, tesoriere dei Mille, al quale era stato fisicamente consegnato i sacchi con le famose piastre turche, e che lui scrive in una lettera alla sorella, cioè, ho dovuto dormire su questi sacchi per essere sicuro che non me li soffiassero prima di arrivare a Marsala addirittura, tiene conto di tutte queste ricevute, di questi pagherò, di questi prelievi fatti senza dover giustificare e così via, e raccoglie tutto e deve andare a Torino. Deve andare a Torino a consegnare questi documenti. Ma poverino, dice la Vulgata, partì con un peschereccio mal ridotto, insomma, che non poteva reggere il mare. Infatti, praticamente dopo un po' naufragò e il povero Ippolito Nievo morì a 23-24 anni, giovanissimo, tra le altre cose. Nella notte tra il 5 e tra il 4 e il 5 marzo 1861. 61. In realtà, che cosa si è scoperto? E lo ha scoperto un pronipote di Ippolito Nievo, che ha trovato questa documentazione, questi carteggi, queste lettere scritte alla sorella e così via, e ha cominciato a preoccuparsi, insomma, ha cominciato a trovare che le cose non quadravano. Poi ha fatto anche delle ricerche subacquee per trovare questa nave che era affondata, più o meno si sa, a largo, poco lontano da noi, diciamo qua nel, più o meno all'altezza del Cilento, era affondato, insomma, ha fatto queste ricerche subacquee e ha scoperto che, nonostante i 150 anni passati, prima di tutto non si trattava di un barcone, ma si trattava di una motonave dell'epoca ben messa, e che non era affondata, non si sa bene come, ma che aveva un bello squarcio che non veniva da fuori, veniva da dentro. Allora si è ipotizzato, in un primo momento si era pensato a una cannonata inglese, ma più probabilmente l'ipotesi che va adesso più accreditata è che invece sia saltata in aria per una carica esplosiva messa sulla nave. Tutto questo per far sparire i documenti che a Torino non dovevano arrivare. Qualcuno dice non dovevano arrivare perché Torino non doveva sapere dei 3 milioni di franchi in piastre turche, ma in realtà, siccome il giro era stato fatto con valigia diplomatica, a Torino lo sapevano, quindi non può essere questo il motivo. Il motivo era che non dovevano arrivare i conti dei garibaldini a Torino. E quindi, insomma, io mi fermo per motivi proprio orari, perché abbiamo già preso molto tempo, però insomma di confutazioni della Vulgata ce ne sono tante, se ne potrebbero fare veramente a ogni parola. Voglio solo concludere ancora riferendomi a Curletti, che dice: io vedevo il Piemonte accettato con ripugnanza e come una transizione dalla Lombardia, che imponevasi per sorpresa e con gli inganni a Parma, a Modena e nell'Italia centrale, e che si manteneva a gran pena e a forza di sangue nel regno di Napoli, vendutogli da qualche spergiuro. Insomma, io non avevo scorto da nessuna parte quell'entusiasmo per l'unità italiana che, imbevuto dalle illusioni piemontesi, io mi era atteso di vedere manifestarsi ovunque. Io avevo per l'incontro trovato in ogni luogo e in tutta la sua vivacità l'istinto dell'indipendenza locale. Dappertutto, infine, il Piemonte era risguardato come uno straniero e come un conquistatore.
In faccia di tali sentimenti sono stato obbligato di riconoscere che il vero stendardo del movimento italiano non aveva mai cessato di essere l'indipendenza e non era mai stato l'unità di cui l'idea non era anche matura. L'unità di una nazione, chiude Curletti e io con lui, l'unità di una nazione non si crea, bisogna aspettare che nasca alla sua ora. Allora solamente può essere forte e durevole. Qualche piccola illusione. Ringraziamo Marina Carrese per questo intervento così documentato. Non c'è tempo per il dibattito, adesso mandiamo a dopo. Così documentato e ricco di fatti e aneddoti che però servono a capire la vera storia dell'Unità d'Italia. E adesso do la parola al professor Guido Vignelli per le conclusioni. Il professor Vignelli è stato già ospite della nostra associazione, è studioso di etica, politica e scienza delle comunicazioni ed è vicepresidente del Centro Culturale Lepanto di Roma. Dal 2001 al 2006 è stato componente della Commissione di Studio sulla Famiglia istituita dalla Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri. Ha tenuto corsi di aggiornamento per docenti al FAIS e presso altre università italiane. Allora, cari amici, rimangono 5 minuti per la conclusione, perché dopo è ora di cena. E quindi è ora di cena soprattutto per i poveri sacerdoti che ci ospitano e quindi ma anche per noi in un certo senso. Del resto l'autore non è che deve parlare del libro, l'autore o il coautore in questo caso semplicemente invita a comprare il libro, a leggerselo e a trarne se possibile anche un qualche frutto. Ma quello che avete udito in questa sede dagli amici che mi hanno preceduto è stato un ritratto da una parte dottrinale, dall'altra più storico dell'Italia risorgimentale e anche post-risorgimentale. Ci siamo accorti da questo ritratto che i mali dell'Italia non solo non sono estranei al risorgimento, o meglio, il risorgimento non è estraneo ai mali italiani secolari, ma al contrario, i mali italiani, anche politici, derivano esattamente dal risorgimento, dal cosiddetto risorgimento. Quindi l'immagine che ne abbiamo ricevuta, anche io ho fatto la scuola come voi in quegli anni fatidici, in cui c'era soltanto una versione della storia risorgimentale, i testi che oggi abbiamo nelle scuole non sono molto diversi, purtroppo, però c'è questa nuova letteratura che già da diversi anni ha fatto un po' di luce sulla verità storica. E allora perché insistere su questo? Insistere forse per una specie di malanimo o per una fissazione storica o uno spirito di rivalsa o addirittura per uno spirito antipatriottico? Tutt'altro, si tratta di un'altra prospettiva, di un'altra mentalità che deve essere la nostra. Io per esempio non giudico male la ricomparsa di un certo numero di tricolori in questi ultimi tempi nei balconi e nelle finestre italiane. Non è un cattivo segno, anzi è un buon segno, perché la gente che espone il tricolore non lo fa per spirito di lealtà nazionale o patriottismo costituzionale, come è stato tirato fuori con una strana formula molto recente. La gente che ha messo o ancora mette il tricolore nelle strade lo fa perché pensa di dare un certo omaggio alla nazione italiana, cioè al proprio popolo, alla propria storia molto più antica del risorgimento e evidentemente a dei valori che sono ben diversi da quelli risorgimentali. Ora, tutto il risorgimento, come avete visto, è stato basato su questi due attacchi, o meglio, gli attacchi erano tre, come ho cercato di spiegare. L'attacco, evidentemente, all'impero, in questo caso l'impero austro-ungarico, l'impero asburgico, ultimo resto dell'antico Sacro Romano Impero.
l'attacco alla monarchia, anzi alle monarchie, ma particolarmente a quella, non solo la più grande ma molto prestigiosa, delle due Sicilie, e soprattutto l'attacco alla Chiesa, attacco teoricamente agli stati pontifici, ma in realtà attacco al papato e dunque attacco alla Chiesa. Insomma, i due slogan tipicamente risorgimentali, come sapete, erano la lotta contro la superstizione e contro la tirannia. Solo che nel linguaggio risorgimentale, che era il linguaggio massonico, per superstizione si intende la religione cattolica, cristiana cattolica, così come viene concretamente professata e praticata. E per tirannia si intende in realtà non solo il principio di autorità, evidentemente, nel senso politico e sociale, ma proprio l'intero organismo della società politica nella sua struttura, diciamo meglio, gerarchica e quindi ordinata. E già da questo si vede come in realtà è verso l'anarchia che tendono queste due negazioni, no? Contro la superstizione, cioè contro la religione, contro la tirannia, cioè in realtà contro l'autorità. Eppure sono proprio queste due colonne che reggono l'intera società e l'intera storia, non solo la società e la storia politica, ma anche la società e la storia religiosa, appunto, l'intera storia umana, e cioè fede e patriottismo. E vorrei qui leggere, è una pagina, lo posso fare perché è molto breve, di un maestro del pensiero politico cattolico, il conte Joseph de Maistre, in una pagina molto bella, perché lui sapeva anche scrivere, c'era una volta in cui i politici e gli statisti sapevano anche scrivere molto bene, erano anche dei grandi letterati. Una volta, evidentemente. Comunque il conte de Maistre, nel suo saggio sulla sovranità, scrive questa bellissima pagina: la religione e il patriottismo sono i due grandi taumaturghi di questo mondo. Entrambi sono divini, tutte le loro azioni sono dei prodigi. Non andate a parlar loro di libero esame, di libera scelta, oggi si direbbe di autodeterminazione, di discussione, essi diranno che bestemmiate. Essi non conoscono che due parole, fede ed eroismo. Con queste due leve essi sollevano l'universo. Se cerchiamo le grandi e solide basi di tutte le istituzioni possibili, troviamo sempre la religione e il patriottismo. E se riflettiamo ancora più attentamente, scopriremo che queste due realtà si confondono. Non esiste infatti vero patriottismo senza religione. Esso, cioè il patriottismo, è luminoso durante i secoli in cui la fede rifulge ed entra sempre in declino e muore con questa fede. Dal momento in cui si separa dalla divinità, l'uomo corrompe tutto quello che tocca. La sua azione è fittizia e si agita solo per distruggere, come vedete è il ritratto dei nostri giorni. Ma dal momento in cui l'idea della divinità, cioè la fede, diciamo meglio, diventa il principio dell'azione umana, questa azione diventa feconda, creatrice, invincibile. E lo spirito italiano ha effettivamente nei secoli è stato fecondo e creatore e ha prodotto tutto quello di cui andiamo giustamente fieri. Però negli ultimi tempi e anche da prima del Risorgimento, già dall'Illuminismo e dalle epoche precedenti, c'è stato evidentemente un declino dello spirito religioso italiano, conseguentemente un declino dello spirito filosofico, conseguentemente un declino anche dello spirito giuridico e politico di cui siamo stati maestri nel corso dei secoli. Riuscirà il popolo italiano a recuperare quella che è la sua autentica vocazione che è stata prima descritta, insieme a una vocazione molto concreta delle varie Italie del particolare? È una vocazione poi soprattutto universale, che è quella di essere apostoli soprattutto della vera religione e anche naturalmente del diritto, della legge. Riuscirà il popolo italiano a recuperarlo? Questo naturalmente dipende in radice dai voleri della Divina Provvidenza, naturalmente, ma poi concretamente dal fatto se noi
noi italiani di oggi, corrisponderemo effettivamente o no ai voleri della Divina Provvidenza. Che la Divina Provvidenza voglia una rinascita italiana è sicuro, perché la Divina Provvidenza non crea i popoli e non stabilisce delle vocazioni inutilmente. Però la Divina Provvidenza è anche libera di ritirare queste vocazioni, di togliere dei privilegi a un popolo che tradisce e tradisce per secoli, che abbandona la propria vocazione. Dunque, sta a noi soprattutto renderci conto di questa alternativa in cui noi oggi ci troviamo e che è un'alternativa, come vedete, molto più religiosa che semplicemente politica. E concludo con le parole di un altro religioso gesuita, Matteo Ricci, che come sapete è stato anche apostolo, anzi soprattutto apostolo della Cina, apostolo dell'Oriente, perché oggi la situazione italiana è tornata un po' simile a quella dei paesi di missione, come è stato detto. E per i paesi di missione, ma anche per l'Italia oggi, in un certo senso, vale appunto questo ammonimento scritto 4 secoli fa dal gesuita Matteo Ricci. Il tempo in che stiamo, cioè il tempo in cui viviamo, non è ancora di raccolta, ma di aprire i boschi selvaggi e combattere con le fiere e le serpi velenosi che qua dentro stanno. Quei che verranno dopo di noi, essi raccoglieranno. Ecco quindi perché quando si parla di, anche a livello politico, di recuperare una unità, di recuperare una memoria condivisa, ricordiamoci bene di quella che è la vera identità italiana che è stata qui descritta e la conseguente memoria storica che deve essere alla radice di tutto quello che potremo fare in futuro. E con questo concludo, naturalmente augurandomi per l'Italia e per noi tutti, essendo io italiano come voi, che l'Italia possa recuperare quella propria vocazione storica che soprattutto è stata quella di apostola e paladina dell'universalità. Universalità del pensiero, nella filosofia, universalità del diritto, universalità della legge e soprattutto universalità della verità e particolarmente della verità religiosa che è una sola e quella che ha in Roma la sede fissa, la sede stabile, la sede di Pietro. Grazie. Ringrazio Guido per questo intervento breve ma efficacissimo. Mi dispiace che si è dovuto sacrificare perché anche a causa del ritardo purtroppo del treno di più di 1 ora e mezzo, credo, più o meno. E mi piace soprattutto questo richiamo alla vocazione dei popoli, perché in genere noi quando parliamo di vocazione pensiamo solo alla vocazione personale, ma anche i popoli hanno la vocazione, questo è molto bello. Veniva ricordato in un convegno sugli angeli di recente che esistono anche gli angeli delle nazioni, gli angeli che proteggono e commuovono le nazioni, quindi questo concetto di vocazione della nazione è molto bello. E vi invito chiaramente ad acquistare il libro dove queste cose vengono efficacemente sintetizzate, che è esposto là sul tavolo. Ringrazio tutti i presenti, rinnovo i ringraziamenti anche agli altri relatori che hanno parlato. Purtroppo non posso aggiungere altro perché siamo ormai... Grazie. Perché purtroppo, vabbè, io ero a Roma quel giorno, che io insegno là. Ma mio...